Un omaggio all'Abruzzo è stato reso dalla Guardia di Finanza che, mediante il concorso che ha visto protagonisti gli studenti del liceo artistico musicale e coreutico Misticoni Belisario di Pescara ed un convegno dal medesimo titolo, un inedito centenario abruzzese, storia di un eroe e del suo ritratto, ha portato all'attenzione di un vasto pubblico e delle massime personalità del mondo istituzionale, accademico e culturale regionale due importanti personaggi nati a Mosciano Sant'Angelo e vissuti tra la fine del 1800 e metà del 1900. L'eroe morto durante la prima guerra mondiale in Albania, Saulo Angelini, e il maestro Francesco Patella. Il ritratto realizzato nel 1919 dall'artista che raffigura il tenente della Guardia di Finanza a cui è intitolata la storica caserma del Comando Provinciale di Pescara compie un secolo di vita e grazie alle sinergie con il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, con la soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con l'Associazione Nazionale dei Finanzieri d'Italia, con il Centro Studi Storici e Beni Museali, quartier generale della Guardia di Finanza di Roma, è stato autenticato e sarà prossimamente sottoposto ad un'opera di restauro. Gli interventi sono stati illustrati nel corso della manifestazione ospitata dal Museo Vittoria Colonna di Pescara, una iniziativa fortemente voluta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Vincenzo Grisorio. Poniamo a disposizione della società non solo il nostro impegno operativo quotidiano, ma anche l'impegno e la disponibilità al sociale. In questo caso, sotto l'aspetto culturale, ci premeva mettere a disposizione del mondo accademico e culturale un'opera inedita, centenaria, abruzzese, come si sa, perché riconduce tutto a questo territorio, sia nel soggetto raffigurato sia nell'autore. E l'emozione più grande ce l'ha data la presenza di familiari del nostro eroe Saulo Angelini, che oggi ci hanno omaggiato di un cimelio davvero storico, anch'esso centenario, il diario di Saulo Angelini. A Eleonora, che è la nipote diretta e cioè la figlia del fratello Arturo, voglio chiedere, lei ha sentito sicuramente parlare molto di questo eroe, cosa le dicevano, cosa le hanno raccontato di lui? Papà sempre, lo sa che la sera prima di andare a letto ci portava davanti al quadro a dire una preghierina al fratello morto.